Sia Podera che in questo video vi mostrerò un prodotto davvero interessante della Aeroband, un'azienda nata con una raccolta fondi e adesso è diventata realtà. Che cosa produce questa azienda? Produce degli strumenti musicali virtuali, ovvero voi li suonate ma in realtà non li avete in mano. Per esempio hanno prodotto questo Pocket Drum, sono due bacchette che vi permettono di suonare una batteria virtualmente, e hanno prodotto anche questi Pocket Guitar che vi permettono di suonare la batteria in modo più professionale, per esempio il piede sinistro e il piede destro, sapete, nella musica fanno qualcosa. Oltre a permettervi di avere una batteria più avanzata, vi permette anche di suonare virtualmente una chitarra. Dopo nell'applicazione andremo a vedere tutto. Direi di fare l'unboxing così vediamo cosa ci forniscono in questo kit. Questo è quello che ci forniscono, sono due bacchette e si trovano in questa confezione davvero fatta bene. Cosa trovate al suo interno? Trovate diversi foglietti, per esempio questo qui che vi spiega come funziona, vi spiega anche dove dovete scaricare l'applicazione e alla fine trovate le due bacchette. C'è una differenza una dall'altra perché una sarà la sinistra e l'altra sarà la destra. Come fate a capire qual è la sinistra e la destra? Quella arancione è quella di sinistra, questa per esempio è quella di destra e questa è quella di sinistra. Il bello di queste bacchette, oltre ad avere una buona ergonomia, è il fatto che non sono né troppo leggere né troppo pesanti. Secondo me le hanno studiate apposta proprio come le reali bacchette. Hanno anche una vibrazione che vi permette di ottenere un feedback. Inoltre sono anche gommati, in questo modo se fate così non è che si danneggiano. Un piccolo sacchetto in tessuto che vi permette il trasporto, questo qui se volete avere la sicura per evitare che vi volano le bacchette, qualche simbolino particolare e non può mancare il caricatore, che è composto da questa USB e da due micro USB. Mettiamo ora da parte le bacchette e vediamo cosa c'è invece nel Pocket Guitar. Ne vediamo solamente uno essendo che sono uguali. Questa è la confezione, anche lei ben fatta. Dentro trovate ovviamente il Pocket Guitar, molto piccolo, e volendo con questo qui lo potete attaccare al laccio delle scarpe se volete utilizzarlo nella batteria, oppure tranquillamente basta che lo accendete, c'è questo LED, lo collegate all'applicazione e lo utilizzate come plettro per la chitarra. Sempre dentro la confezione ci sono i vari manualetti, c'è questo qui per trasportarlo, le istruzioni e non può mancare anche in questo caso un cavo intrecciato per la ricarica. Vediamo ora insieme l'applicazione, come funziona. Prima di tutto dovete accendere le vostre bacchette. Io le ho disconnesse prima, quindi cosa bisogna fare per collegarle? Bisogna andare qui in alto a destra, andate a attivare il Bluetooth alle vostre bacchette, in automatico le riconosce, mi raccomando, a sinistra quella arancione e a destra quella blu. Una volta che avete connesso le vostre bacchette vi dice premi quella di sinistra, premi quella di destra, e il bello di questa applicazione è che davvero ti spiega passo passo come funziona il mondo della batteria. Ti spiega tramite la modalità livello come devi andare a utilizzare le bacchette. C'è dalla modalità 1 che ti spiega come calibrarlo, c'è la modalità 2 che man mano ti fa diventare sempre sempre più professionista. Vedete? In questo caso vi sta spiegando come andare a utilizzare le bacchette. La cosa più intelligente che hanno fatto è che non potete subito passare alla modalità free mode, perché altrimenti va a finire che non le sapete usare, e ci sta. Io dopo aver fatto la scuola qui dell'applicazione, non è che sono un esperto, ho capito giusto come muovermi più o meno con le bacchette, ma ancora attualmente non è che sono in grado di suonare. Bello di questa applicazione è che invece cerca di insegnarti proprio l'uso di questo strumento. Andando in free mode possiamo proprio vedere il progetto operativo. Qui sotto di me virtualmente c'ho la batteria, posso muovermi su, a sinistra, a destra, qua a sinistra, e volendo posso andare anche qui a destra. Io non è che sappia ancora qualcosa, l'unica cosa che so fare è questa. Cioè, praticamente so andare al ritmo, basta.
Molto bello. Allora, andando sempre a vedere l'applicazione, cosa possiamo fare? Possiamo andare in song mode. Non ve la faccio sentire perché copyright strike palese palese. Qui ci sono delle canzoni che puoi andare ad avviare e lui ti dice come devi muovere le bacchette per saper suonare. La cosa più interessante secondo me è proprio questa qui. Andando in school possiamo procedere con una canzone, penso che non abbia nulla di problematico, e vi faccio vedere proprio quanto è figo. Allora, qui mi dice calibra, come si fa a calibrare, voi vi posizionate correttamente e premete play. In alto a sinistra io posso fare massimo. Ok, sto provando a vedere se funziona. Ok, ho fatto 6 errori, dipende molto da come mi metto con la concentrazione. Avete visto, mi ha aiutato durante la musica come dovevo procedere con il movimento. Questa è la versione più basic, devo dire è anche semplice rispetto a quelle che ho visto successivamente. Infatti man mano che avanzate diventa sempre più complicato. Uno mi si è scaricato, ma vi faccio vedere cosa ho fatto. Ho praticamente agganciato il pocket guitar al piede sinistro. Volendo potete collegarlo solo uno, ma teoricamente andrebbero collegati due. Io uno ce l'ho scarico, dannazione, dovevo caricarlo. E qui dopo che cosa succede? Se alzate il piede, vedete? Avete un altro tamburo. Quando ce ne sono due, questo vi permette di controllare questo qui. Vedete, io adesso alzo, sentite che fa? Si sente? Spero di sì. Ok, vediamo ora come funziona la modalità chitarra. La modalità chitarra è un po' macchinosa ma interessante, perché voi avete il vostro plettro, selezionate la nota e in base alla nota che selezionate il plettro cambia suono. Quindi dovete avere due mani, una che cambia la nota in questo modo e dopo procedete con una canzone. Lui ha la modalità play. Con la modalità play riuscite a fare una specie di musica. Sì, è un po' complicato. Io sono un po' goffo perché c'ho la telecamera davanti. Più o meno. Oh, dai. No, sta uscendo bene. Vabbè, comunque avete capito, bisogna avere coordinazione e sicuramente dopo un po' che lo utilizzate riuscite a capire come funziona e riuscite a fare la vostra musica.
Considerazione finale su questo prodotto, beh, è eccezionale perché l'idea mi piace e permette a chiunque di avere la possibilità di suonare una batteria senza per forza avere uno strumento in casa, che sappiamo è piuttosto ingombrante, anzi direi anche piuttosto costoso. Altra cosa che sicuramente mi piace è il fatto che potete utilizzare le vostre cuffiette. Se voi utilizzate il Bluetooth non date fastidio a nessuno, anche alle 3 di notte potete stare lì con la vostra batteria a far casino, nessuno vi sente e potete suonare in santa pace. Mi piace proprio la qualità costruttiva dei materiali, il feedback che dà. Bisogna un po' allenarsi come tutti gli strumenti, non è che si impara in un giorno a suonare una batteria. Bisogna star lì ad ascoltare i vari tutorial che ti propone l'applicazione e man mano diventi sempre più bravo con i livelli che aumentano giorno dopo giorno. Per quanto riguarda invece il lato chitarra, sì, più o meno c'è lo stesso concetto di prima. L'unica cosa che lo vedo più difficile, se qui abbiamo le bacchette, quindi alla fine non cambia tantissimo dalla realtà, qui proprio cambia il concetto di come suonare la chitarra, perché con una mano andate a dire le note, con l'altra andate a suonare la nota, ok? Secondo me, anche se sapete suonare la chitarra, dovete riniziare di nuovo a capire come risuonarla con questa applicazione, perché è diverso il concetto. In ogni caso, questi non servono per suonare solo la chitarra, ma servono anche per ampliare il numero di tamburi alla vostra batteria. Quindi sicuramente sono da aggiungere all'acquisto, se li volete, per avere un kit completo. Dove li potete trovare? Li potete trovare su Amazon. Vi lascerò qui sotto il link in descrizione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate con un bel commento. Seguitemi nei vari social network, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!